Bella pevorega qui a Cipolla e benvenuti o bentornati sul mio canale. Quest'oggi ci troviamo con un video abbastanza particolare in cui faccio una sorta di recensione di quello che è stato il mio percorso di studi negli ultimi 2 anni. Anzi, in realtà avrei voluto farlo un po' di tempo fa, l'avrei voluto fare molto prima. Per una questione di correttezza, ovviamente, ho deciso di aspettare che si concludesse questo corso e poi dopo farci il video, proprio per avere un quadro generale di tutto quanto, insomma. Di recente ho fatto gli ultimi esami finali ed eccomi qui con il video che vi avevo promesso. Allora, questo video è consigliato per quelle persone che si stanno diplomando, cioè stanno prendendo la maturità in questo periodo, oppure per quelle che si sono diplomate, hanno già preso il diploma di scuola superiore e sono indecise sul da farsi, cioè se iniziare ad andare all'università, se prendersi una mini laurea, se iniziare un corso formativo, oppure se andare direttamente subito a lavorare. Ecco, per le persone un po' indecise forse questo video potrebbe esservi un pochino utile. Prendete questo video a tutti gli effetti come una recensione soggettiva, cioè una mia esperienza personale che racconto da ex studente di un ITS, insomma, quindi prendetela un po' così con le pinze, però è comunque un'esperienza che potrebbe servirvi innanzitutto per capire bene come funzionano questi corsi, questi ITS, e in secondo luogo per capire se potrebbero fare o meno al caso vostro. Chiaramente tutto quello che dirò sarà un mio personale punto di vista, sono abbastanza sicuro ad esempio che dei miei ex compagni di classe potrebbero trovarsi ad esempio anche in disaccordo con alcune cose che andrò a dire in questo video, però regà, cercherò di essere il più obiettivo possibile, però comunque sono delle mie opinioni personali, ecco. Tra l'altro io parlerò del corso che ho frequentato io, che nel mio caso è un istituto tecnico superiore per le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, ma ad esempio nel Lazio ci sono già altri 7 ITS, cioè istituti tecnici superiori, che si occupano di formare in altri settori. So che ce n'è uno per quanto riguarda l'industria agroalimentare, ce n'è un altro che riguarda la medicina, insomma ce ne sono svariati settori e ovviamente non so il modus operandi degli altri ITS come sia. Avendone frequentato uno, io vi posso riportare quello che ho vissuto io. Più o meno penso siano tutti uguali, però se ci sono delle sfaccettature diverse in altri istituti, purtroppo io non posso saperle, non posso esserne a conoscenza. All'interno di questi ITS verranno avviati ogni anno dei corsi abbastanza diversi tra di loro. Ovviamente se riguardano un settore rimangono su quello, però ad esempio nel mio sono stati avviati dei corsi per i videomaker, che è quello che ho preso io alla fine, che formano lo studente per la realizzazione di contenuti multimediali destinati a web, televisione e cinema, ma so che ultimamente ne sono stati anche avviati altri per la realtà virtuale, quindi sì, si tengono sempre in quel settore, però vengono ogni anno avviati dei corsi diversi e questo secondo me è una cosa positiva. Comunque più o meno in generale tutti gli ITS hanno dalle 1800 alle 2000 ore spalmate in 2 anni di lezione, di cui circa il 30% devono essere svolte all'interno di aziende sotto forma di stage, quindi tirocinio. È richiesto un diploma di scuola superiore per accedervi, ovviamente dovete avere la maturità. Non c'è limite di età per accedervi, quindi possono accedere tutti, però ovviamente vengono privilegiati ai test d'ingresso i ragazzi più giovani che si sono appena diplomati. Il test d'ingresso si svolge con delle domande a risposta chiusa e a risposta aperta su della cultura generale, però nel nostro caso erano principalmente indirizzate verso l'informatica, internet in generale. Allora, ho suddiviso il video in blocchi, questa era la premessa. Da qui in poi troverete altri 3 blocchi. Il primo sono i pro, le cose positive che ho riscontrato all'interno di questo corso. Il secondo blocco sarà composto dai contro, ovvero delle cose negative, e il terzo blocco da cose neutrali, né pro e né contro, o se volete chiamarle in modo diverso NPNC, che comunque ritengo importante e voi ne siate a conoscenza. Partiamo subito dal primo blocco, i pro, le cose positive che ho riscontrato. Allora, in prima posizione, e l'ho messa appositamente nel primo posto, c'è il prezzo di iscrizione, che devo dire, raga, è veramente molto molto basso. Circa l'80 o il 90%, ora non ricordo con esattezza, della spesa totale che dovrete affrontare per il corso verrà sovvenzionato dalla regione Lazio, nel mio caso. Vi ritroverete veramente a pagare un prezzo abbastanza irrisorio,
irrisorio annualmente per l'iscrizione di questo corso biennale, quindi ovviamente due volte. Oltre a questo c'era anche un tetto massimo sopra la quale non potete pagare, che nel nostro caso era quello di 350 euro, ma pensate, se avevate un reddito annuale abbastanza basso, quindi se non versate in delle condizioni economiche molto buone, questi 350 euro possono venire ulteriormente abbassati. Quindi la regione da questo punto di vista vi viene veramente molto incontro da un punto di vista economico, non è veramente una spesa altissima. Non essendo un corso privato, appunto, questo è uno dei grandissimi vantaggi che secondo me si possono sfruttare in questo caso, a differenza dei corsi privati. Io so che ce ne stanno svariati, la cui però iscrizione annuale costa 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 euro e passa. La seconda cosa positiva è che all'interno di questi ETS, di questi istituti, c'è una figura professionale messa appositamente per cercarvi tirocinio, ok? Gli stage. Viene proprio assunta una persona che si chiama coordinatore di stage, che è incaricata di trovarvi e collocarvi all'interno di aziende per fare stage tirocinio. Vi informerà nel caso l'azienda è disposta a darvi una sorta di rimborso spese o addirittura proprio di pagarvi. Vi scriverà tutto nell'email, voi dovrete soltanto controllare la casella di posta elettronica e decidere quale di tutte le proposte che vi ha mandato di stage la coordinatrice accettare e quale invece rifiutare. Veramente comodissima. Come terza cosa c'è la quantità di professori che avete a disposizione. Nel nostro caso erano più di 50, ovviamente non li abbiamo conosciuti tutti, alcuni si sono presentati soltanto durante il test d'ingresso, altri invece si sono presentati soltanto durante l'esame finale, alcuni invece non hanno proprio partecipato. Noi ne abbiamo conosciuti circa la metà, anche perché noi studenti in tutto eravamo circa 25, quindi insomma diciamo che ci sono anche più professori per una stessa materia che possono alternarsi, darsi il cambio, eccetera. Un'altra cosa molto positiva secondo me è lo svolgimento dei cosiddetti project work all'interno del percorso formativo, ovvero terminate le ore di lezioni teoriche, sostanzialmente verrete messi alla prova dal corso con appunto dei project work, cioè dei progetti interni a cui dovete partecipare, una sorta di riscaldamento pre-stage, ok? Ci sono le ore di lezione, i project work e poi vengono gli stage infine. Project work sta proprio in mezzo e nel nostro caso ci hanno fatto realizzare dei cortometraggi dall'inizio alla fine, quindi sceneggiatura, produzione, edizione, riprese, post-produzione e pubblicazione e distribuzione. Ovviamente con l'aiuto dei professori, però ci hanno comunque fatto realizzare dalla A alla Z dei cortometraggi, non è poco. Un'altra cosa molto importante secondo me è l'attrezzatura tecnica molto costosa che viene messa a disposizione, soprattutto nel nostro caso, regà, nel settore cinematografico l'attrezzatura costa bei soldi, ok? Quindi non è esattamente facile, ripeto, nel nostro caso mettere mano su attrezzatura così tanto costosa, e l'ITS mette a disposizione dei fondi proprio per far fare pratica agli studenti. Tra l'altro questa attrezzatura è possibile noleggiarla gratis per un breve periodo di tempo per scopi strettamente legati all'ITS. Basti pensare che a noi ci hanno fatto fare pratica con una videocamera il cui corpo macchina, quindi soltanto il corpo macchina, costava 6.000 euro, più le varie ottiche che ci abbiamo messo, che abbiamo montato, che costavano 2.000-3.000 euro l'una. Ecco, si ha a che fare con dell'attrezzatura che altrimenti, proprio per una questione economica, a cui non si avrebbe proprio accesso. Bene, passiamo ai contro. Ci sono anche svariati contro, alcuni sono veramente fatali, nel senso che soltanto uno di questi potrebbe indurre molti di voi a non intraprendere questa esperienza formativa. Primo fra tutti è una cosa che non viene specificata quasi per niente all'inizio, è una cosa che io personalmente ho scoperto da solo: questo è un corso full time, cioè quando vi iscrivete all'ITS dovrete entrare nel mood proprio mentale che tutto quanto il tempo libero a vostra disposizione andrà a farsi benedire, cosa che io non avevo messo in considerazione e che mi ha portato a svariati problemi di gestione di tempo nella mia vita. Infatti nella prima settimana io ho scoperto, soltanto dopo aver passato i test d'ingresso, che questo corso era un corso che ti occupava dal lunedì al venerdì tutto quanto il pomeriggio. Sinceramente mi aspettavo di entrare in un corso che avrei frequentato, non lo so, 2-3 volte a settimana, poi nel frattempo portavo avanti le mie cose, i miei progetti su YouTube, eccetera. In realtà è una cosa che non ho potuto fare perché è un corso full time. Iniziavamo dalle 2 di pomeriggio, finivamo alle 7, credo. Sì, perché le lezioni duravano 5 ore, la stragrande maggioranza della giornata andava a farsi benedire.
salire, ok, rimaneva soltanto la mattina libera e il weekend, sabato e domenica, però il fatto è che si accumulavano talmente tante cose durante la settimana che non riuscivi a fare proprio perché dovevi andare a lezione, che poi dovevi spostartele tutte nel weekend, quindi anche i weekend iniziavano ad essere molto molto impegnativi, non avrete più tempo libero, raga, fidatevi. Il secondo aspetto negativo è il modo in cui sono state disposte le lezioni. Potevano essere disposte decisamente in maniera molto più pratica, semplicemente per il fatto che noi abbiamo fatto qualcosa come 50 lezioni, raga, 50 lezioni di sceneggiatura. La maggior parte della classe non era interessata a questa materia ed è stato anche chiesto in segreteria se potevamo impiegare le lezioni in modo diverso, anche perché dopo un certo numero di lezioni il professore stesso aveva esaurito le cose da dirci, da insegnarci, insomma tutte quante le cose che ci doveva dire le aveva dette, e ci trovavamo a parlare fondamentalmente di cose completamente slegate dalla materia in questione. Altre materie invece, tipo aerial flying, che era una materia che ci insegnava a guidare i droni, abbiamo fatto soltanto 3 lezioni, regà, 3 lezioni, 1, 2 e 3, non abbiamo appreso veramente quasi nulla. Quelle poche cose che abbiamo appreso ce le siamo anche dimenticate, perché regà, con 3 lezioni non hai tempo di fare niente. Ed è stato veramente abbastanza triste, perché la classe invece era molto interessata a questa materia e le lezioni sono state disposte veramente in generale, ma questi sono soltanto 2 esempi, ma in generale sono state disposte abbastanza maluccio. Un'altra cosa abbastanza negativa secondo me è stata la comunicazione di eventuali notizie importanti da parte dei tutor, cioè della segreteria, che spesso e volentieri era assente, ok? La segreteria in generale era abbastanza passiva, cioè a meno che non eri tu a chiedere le cose, loro non venivano mai a comunicartele, e questa devo dire che è stata una cosa che delle volte ci ha lasciati anche spiazzati. Per esempio, quando noi non eravamo ancora al corrente che all'interno del percorso formativo dovevamo svolgere i project work, quelli che di cui vi ho parlato prima, un giorno un professore entra in classe e ci dice: allora ragazzi, a che punto state con i cortometraggi? Noi ci siamo guardati tutti in faccia come per dire: ma quali cortometraggi, scusa, noi non siamo al corrente di questa cosa. E poi dopo ovviamente ci hanno spiegato, però noi chiaramente siamo stati colti alla sprovvista. E nonostante non sento comunque di muovere delle critiche pesanti nei confronti della segreteria, c'è da dire che comunque ci ha cagati il primo anno, e il secondo anno si sono scordati praticamente della nostra presenza, perché dovevano pensare agli altri che avevano iniziato il corso, e da una parte è anche plausibile, però cioè siamo comunque studenti, cioè un esempio il fatto che in 2 mesi noi dovevamo realizzare questi project work, però ragazzi, noi siamo studenti, cioè non è che eravamo tutti dei piccoli Quentin Tarantino, quindi è capitato che dei project work sono andati oltre i 2 mesi per quanto riguarda la post produzione, cioè il montaggio di questi cortometraggi, e ci servivano dei computer per montarli. Ebbene, per rimediare un solo computer veramente abbiamo dovuto fare i salti mortali, tra l'altro era anche abbastanza scarso, e veramente il tutto poteva essere organizzato un pochino meglio, anche perché lasciare un cortometraggio così in sospeso nel nulla, dopo che avevamo convocato gli attori, dopo che avevamo fatto i casting, dopo che avevamo organizzato tutto quanto, era veramente una cosa molto triste. Un'altra cosa che mi sento di mettere tra i contro è che vi ritroverete a tutti gli effetti in una classe vera e propria, regà, e ciò significa che potrebbero nascere delle diatribe, spesso anche abbastanza infantili, tra voi e qualche altro compagno di classe, oppure tra vari compagni di classe. Si potrebbero creare delle situazioni proprio classiche da liceo, il che non è una cosa tanto carina, e in più se vi sta sul cavolo qualcuno o andate sul cavolo a qualcuno, dovrete conviverci per 2 anni, quindi sì. Come ultima cosa tra quelle negative che ci tenevo a dire è che le inserzioni pubblicitarie degli ITS sono abbastanza ingannevoli. Mi è capitato infatti, quando ancora ero indeciso se entrare o meno a questo corso, di trovare delle pubblicità che fondamentalmente ti facevano proprio capire che il lavoro ti sarebbe caduto addosso una volta finiti gli studi all'interno di questo corso. Ecco, adesso io li ho finiti gli studi di questo corso, posso dirvi che il lavoro non mi sta piovendo in testa, come descritto negli annunci pubblicitari, nonostante comunque adesso ho una rete di contatti molto più ampia con svariate aziende in cui ovviamente ho fatto tirocinio, stage, però usciti da questo corso vi ritroverete comunque a vivere in Italia, ovvero un paese in cui il mondo del lavoro non è che sia ai picchi storici, quindi
Quindi sì. Come ultimo blocco abbiamo gli NPNC, cioè né pro e né contro, delle cose che semplicemente dovreste sapere prima di iniziare a pensare se iscrivervi o meno a uno di questi corsi. La prima fra tutte è che le 700 ore di tirocinio sono assolutamente obbligatorie, cioè nel secondo anno voi dovrete proprio mettervi a manetta a fare tirocinio, tirocinio, tirocinio per arrivare ad un ammontare complessivo di 700 ore di stage. Superate quelle ore potete essere ammessi agli esami finali, che poi se passate vi verrà rilasciato l'attestato finale, insomma. Sono proprio indispensabili per arrivare all'esame finale, quindi mettetevi l'anima in pace. Se iniziate uno di questi corsi dovrete lavorare per 700 ore, molto probabilmente gratis o se no sottopagati. Come seconda cosa, la maggior parte dei professori in questo corso non sono dei veri professori, ma sono dei professionisti del settore, cioè il professore di montaggio non è un professore di montaggio, ma è un montatore che vi viene a fare lezione, il che significa le lezioni non sono impostate come venivano impostate ad esempio a scuola, il professore parla e stanno tutti zitti. No, spesso vi dovrete sforzare voi di fare domande e poi ovviamente vi risponderà nel merito, però non partirà proprio l'iniziativa da parte loro di spiegarvi esattamente filo per filo le cose, semplicemente perché non sono professori molti di loro. Le selezioni ai test d'ingresso sono veramente molto strane, nel senso che verranno presi coloro che non sono né troppo esperti e né troppo poco, ok? Dovrete essere in una via di mezzo. Chiaramente se siete troppo esperti non avete bisogno di fare un corso che vi formi tecnicamente perché siete già formati. Se siete troppo inesperti ci vorrà molto più tempo per spiegarvi le cose e potreste essere un peso per la classe, tra virgolette. Quindi su 100 persone che si sono presentate test d'ingresso ne sono state selezionate soltanto 25 nel mio caso. Gli esami finali devo dire che sono stati un grande meh. Sono dei veri e propri esami di stato, però diciamo che sono una formalità per rilasciarti quello che poi sarà il vero e proprio diploma dell'ITS, che ha validità a livello europeo. Ci sono 3 prove, una scritta, una pratica e una orale. Fondamentalmente, se avete fatto tutte le ore di lezione e tutte le ore di stage, gli esami li passate a prescindere, ok? Li hanno passati tutti, nel mio caso, anche quelli che non è che se lo meritavano esattamente come gli altri, però comunque hanno dato il diploma a tutti, il che è una cosa anche abbastanza positiva. Tuttavia, regà, i voti finali devo dire che sono stati messi abbastanza con i piedi, cioè non parlo per me ovviamente, però all'interno della mia classe c'era una persona bravissima che era in grado, non lo so, di individuare anche la minima increspatura nella regia video di Sanremo, che è passata con un misero 86, mentre altre persone, che ora non mi va di parlare male, però c'erano delle persone che non erano esattamente molto avvezze nei programmi di montaggio, né nella ripresa né nella produzione, che sono passati con voti molto molto più alti. Anche il modo in cui ci hanno comunicato le cose da fare nell'esame finale non è stato proprio chiarissimo. Infine viene rilasciato il cosiddetto attestato, è una sottospecie di diploma che ha validità europea, che molte aziende potrebbero guardare con occhio positivo. Potrebbe avere più validità ad esempio un attestato come questo per essere assunto da un'azienda come la RAI, la Mediaset eccetera, piuttosto che una laurea al DAMS per chi ha studiato la storia del cinema al DAMS. E questi erano tutti quanti, ci sarebbero tante tante altre cose da dire, ma che non dirò per questioni di tempo ovviamente. Se avete delle domande però potete lasciarle qui sotto, cercherò di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile. Spero che questo video sia stato altrettanto esaustivo, anche se ripeto, tante cose avrei voluto dirle ma non le posso dire per questioni di tempo. Conclusione finale del video, alla domanda cipolla, tornando indietro nel tempo con tutti i pro i contro che sai su questo corso, lo rifaresti da capo? Molto probabilmente sì, raga, devo dire che mi è servito veramente tanto, ho fatto delle conoscenze veramente molto molto carine, sia per quanto riguarda compagni di classe, ma sia anche le aziende in cui ho fatto stage. Ho lavorato a stretto contatto con personaggi molto grandi nel mondo della televisione, molto interessanti anche proprio da un punto di vista curriculare, e questo istituto sicuramente mi ha aiutato
nel completare tutto ciò. Quindi molto probabilmente, tornando indietro nel tempo, lo rifarei, assolutamente sì. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, anche perché non mi sembra di aver visto su internet dei video in cui viene spiegato esattamente cosa è un ITS, quindi mi sembrava anche carino riportare la mia esperienza all'interno di questo istituto. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata, e niente ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima, bella per voi. We'll be right back.